Prosegue la polemica tra i cooperliani in vista delle candidature da presentare per il congresso provinciale del PD che si concluderà il prossimo 8 novembre. È chiaro l'invito che il presidente dell'associazione Puglia Future, Egidio Zaccheo, rivolge al sindaco di Uggiano La Chiesa, Salvatore Piconese, e al consigliere provinciale Alfonso Rampino, già pronti a scendere in campo. L'area Cuperlo deve stare insieme per vincere il congresso. E se la mia candidatura è una candidatura che divide, io mi devo fare da parte. E il candidato deve essere ricercato tutti insieme, non calato dall'alto. Quindi che razza di ragionamenti andiamo a fare? Siccome io temo che con questa divisione possa vincere l'area renziana, allora lancio l'allarme. Faccio appello al senso di responsabilità di tutti. Se sul mio nome c'è divisione, io faccio un passo indietro. Se Piconese non fa un passo indietro insieme all'altro contendente, le riunioni non servono a niente. Bisogna azzerare la situazione e con Piconese attorno al tavolo, con Rampino attorno al tavolo, insieme ricerchiamo la candidatura più idonea. Così l'area Cuperlo potrà stravincere il congresso provinciale. Diverso, naturalmente, il punto di vista di Piconese. Se c'è un altro candidato in grado di rinnovare il partito, dice che si faccia avanti. Io non credo che ci sia una frammentazione, c'è un'area, quella insomma, che appoggia la mia candidatura, che si pone diciamo, in alternativa rispetto alla gestione del partito fatta fino a qualche mese fa. Poi c'è un'altra area, insomma, che in continuità con quel partito, con quella gestione, insomma, si contrappongono le due, diciamo, visioni di partito diametralmente differenti. Io sono per il cambiamento e per il rinnovamento, partendo dai territori. Gli altri, insomma, lo dicano con chi stanno, che partito vogliono fare e soprattutto se hanno un candidato, insomma, che pone la discontinuità come elemento di base, diciamo, per il congresso provinciale. Intanto, ieri pomeriggio, nel corso di un'assemblea, i giovani democratici hanno rinnovato la fiducia al segretario Luciano Marrocco, che ha chiarito la sua posizione. Resta però la spaccatura interna coi 5 dimissionari vicini a Rampino. Tra martedì e mercoledì anche i renziani torneranno ad incontrarsi per cercare un nome condiviso e domani pomeriggio a Copertino i militanti del nuovo corso si incontreranno tutti uniti intorno all'ex presidente dell'Assemblea Cosimo Durante e dall'incontro potrebbero venire fuori delle novità interessanti, non escluso che sbuchi fuori qualche altra candidatura.